Documento di programmazione economico-finanziaria. Per Mappano Comune. Atti di indirizzo discussi in aula. Il futuro della cavallerizza. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 3 febbraio, il Consiglio regionale ha commemorato Stefano Monteggia, consigliere regionale nell'ottava legislatura, prematuramente scomparso, e ha approvato 2 documenti per l'istituzione del Comune di Mappano. Nella pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione dell'associazione Custodiamo la Valsessera, contraria al progetto di ampliamento della diga delle Mischie. Nella seduta pomeridiana è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria e sono stati illustrati e votati diversi atti di indirizzo. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il documento di programmazione economico-finanziaria 2015-2017. Il provvedimento costituisce il quadro di riferimento finanziario per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, per definire e attuare le politiche regionali e per misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi. Ampio il dibattito che ha preceduto la votazione con interventi di tutti i gruppi consigliari. Il documento di programmazione economica e finanziaria parte da uno scenario che purtroppo è devastante sulla nostra regione, dovuto a un tasso di disoccupazione molto alto, a un momento di trasformazione, di difficoltà che vive tutto il Paese, con quelle che sono le proposte della Giunta di Azione e al di là di quelle che sono le proposte di riequilibrio interno del bilancio regionale, quello che noi vogliamo rimarcare è la debolezza in questo momento di proposte invece sulle norme che devono liberare un po' il Piemonte. Liberiamo davvero, perché è l'interesse dei piemontesi che si possono utilizzare al meglio i fondi strutturali, gli altri fondi ancora a disposizione per l'investimento, perché dobbiamo aiutare il Piemonte a voltare pagina. Ma come si è detto più volte nel corso del primo semestre e va riaffermato anche in questo primo anno di legislatura, sicuramente questa 10ª legislatura non passerà alla storia per la realizzazione dei contributi, ma soprattutto l'obiettivo che ci poniamo è quello di rendere probabilmente la vita più semplice ai contribuenti, quindi ai cittadini. Ecco che alcune leggi vanno in questo obiettivo, penso alla legge di semplificazione che stiamo discutendo in questi giorni in commissione, che prossimamente andrà in aula, e penso anche a una riorganizzazione della spesa pubblica per quanto concerne una sana razionalizzazione, il che non vuol dire semplicemente tagliare, vuol dire realizzare delle economie in modo da rendere più efficiente la spesa stessa e migliorare anche la qualità nei confronti dei cittadini in tema di servizi. L'Assemblea ha approvato 2 documenti di indirizzo che impegnano la Giunta regionale a sostenere l'iter per il nuovo comune di Mappano nel Torinese. L'istituzione del nuovo ente, previsto da una legge regionale, dopo un lungo percorso che ha visto anche ricorsi amministrativi e un referendum consultivo, è oggi sospeso per effetto del ricorso al TAR del comune di Settimo. Nella seduta del 3 febbraio il Consiglio regionale ha discusso e votato diversi atti di indirizzo. In particolare sono stati approvati la mozione per la prevenzione e il contrasto delle forme di dipendenza da gioco d'azzardo, 2 documenti per il sostegno della competitività delle imprese piemontesi e delle start-up innovative, un ordine del giorno a favore dell'assunzione di nuovi agenti di polizia e la mozione sulla formazione e l'esercizio dell'agopuntura. Le commissioni cultura e istruzione del Consiglio regionale della città di Torino si sono riunite a Palazzo Civico in seduta congiunta per discutere sulle prospettive per l'utilizzo della cavallerizza reale. Nel corso della riunione si è assunto l'impegno per un protocollo di intesa tra tutti i soggetti interessati per la realizzazione in quell'area di un polo culturale e turistico.